Grazie Presidente. Chiedo gentilmente che possa comunicare qua in modo formale e in modo tale da mettere a verbale l'istituzione della commissione d'inchiesta sulla Monte dei Paschi, anche se sappiamo che ci sarà la deliberazione dell'ufficio di presidenza, però giusto per darne notizie ai colleghi. Grazie. Ha ragione, in questo mancato io, preso ormai dalla foga di voler dare un certo ritmo al Consiglio. In realtà, consigliere, il Presidente Giannarelli ha ragione, è un impegno formale che prima del resto vi avevo indirettamente richiamato. Il fatto cioè che la Commissione che era iscritta all'ordine del giorno Monte dei Paschi, ho potuto riscontrare che nel testo presentato dal Gruppo 5 Stelle, gruppo del Partito Democratico e gli altri gruppi non si ritrovavano in alcune espressioni del testo, e quindi ecco, questo è il caso di scuola nel quale io con automatismo la darò per raccolta, avendo comunque le 8 firme, e quindi sarà approvata dal prossimo ufficio di presidenza che si riunisce domani l'altro. Riunendosi domani l'altro e approvata in ufficio di presidenza, la richiesta che io farò di indicare i nomi ai gruppi sostanzialmente coinciderà. Quindi, così come ho fatto per le commissioni permanenti, l'insediamento delle commissioni sarà l'insediamento parallelo, è giusto che sia così, di tutte le 5 commissioni, compresa la commissione prospettata dal Presidente Giannarelli. Di questo ne do l'assoluta certezza e garanzia. Con le caratteristiche che in fondo questa discussione che abbiamo fatto ci ha aiutato.